Avvocato a Londra, è passato un anno di fatica, di tormenti, un altro figlio, altri litigi, altri scritti. Londra non mi piace, non si fa nulla in questa città per la gioia di farlo, no, ma perché la gente fa così. Nelle strade c'è puzzo, nei salotti un lusso inutile e stupido. Mollezza, gradevolezza. Se Sofia non vuole, io me ne tornerò in campagna da solo. Mosca è bellissima. Io ho ritrovato il papà, la mamma, Lisa, Tania, loro hanno ritrovato me, i bambini. Siamo felici. La mattina viene a prenderci una carrozza, me, i bambini, e passiamo la giornata dai miei. Lei va a lezione di scultura o di ginnastica. Alla sera poi ci sono i concerti. La musica mi rallegra, mi rasserena molto. Invece quando siamo soli a casa, lei la modella il suo cavallo rosso e io o leggo o cucio. Finalmente siamo tornati a Jasna e a Poliana. Sono proprio contento, mi sento meglio. Progetti immediati. Dare le entrate di Samara ai poveri e alle scuole di Samara. Per me, Sofia e i bambini, lasciare soltanto le entrate di Asma e Apoliana, devono passare da 2 a 3.000 rubli. Educare i fanciulli, i bambini, affinché si abituino a chiedere il meno possibile dalla vita, insegnare loro un lavoro, conoscere un mestiere e buttare via le cose inutili, la carrozza, il pianoforte, via, tenersi ad una vita semplice, con cibi semplici, vestiti essenziali, unico scopo la felicità, sapendo che la felicità consiste nel contentarsi del poco e nel fare il bene agli altri. Abbiamo un nuovo amministratore. La moglie è giovane, bella e nichilista. Lei e Leva fanno lunghe e vivaci conversazioni sulla letteratura, discussioni che a volte si prolungano fino a notte. Io cerco di trattenere la gelosia, ma sto sulle spine. Ecco, fra un po' che è l'una di notte, io non riesco a dormire. Ho proprio l'impressione che questa bella nichilista appassionata di letteratura sarà la mia croce d'ora in poi. Un ciabattino. Gli fanno male gli occhi. Non può lavorare, gli hanno rubato il cavallo. Chiede aiuto. Una donna Villa Pottovo, con la zia semiparalitica. È possibile salvarla. Le ho mandate a Usaco. Lei diceva, piange, chiede sterpi da bruciare a un figlio in prigione a Cravenna. Come aiutare gli altri? Dare via tutto e non pensarci più. Diventare un pellegrino senza un soldo. Oppure cercare di aiutare ciascuno secondo le sue esigenze. Quel poco che si può fare. Tanto non riesco a non pensare al mio corpo, che ha voglie nuove, straripanti, profumi nuovi, qualcosa della primavera che è già in aria, energie che vengono da chissà dove. Leva è stato dall'amministratore anche ieri sera e si è fermato a parlare con lei sotto il balcone. Che bisogno aveva di andare in quella casa sotto la pioggia di sera? La gelosia mi impedisce di mangiare. Lui con me è tornato freddo, sarcastico. Lo vedo che si controlla per non esplodere, non mi sopporta. Io me ne sto chiusa in camera mia. Oggi nel pomeriggio l'ho vista attraversare l'atrio, la bella nichilista, da noi. Poi è entrata in salotto e si è messa a giocare con i bambini. Leva dopo un po' è entrato in salotto anche lui. Guardare la sua bellezza mi fa male. Leva ieri mi ha chiesto perché non lo invitiamo a cena, lei e il marito. Levochka, con tutti i discorsi che fai sul matrimonio, sulla fedeltà, sull'amore per gli altri, ci stai cascando malamente. Mi sono alzato alle 6. Sono andato in una fabbrica di calze. I fischi significano che alle 5 un bambino si mette alla macchina e ci resta fino alle 8.
Bevi un po' di tè e poi di nuovo la macchina fino alle 12. E poi di nuovo, dall'una alle 4 del pomeriggio al lavoro. Un intervallo di un quarto d'ora e poi di nuovo dalle 4 alle 8 di sera alla macchina. E così tutti i giorni. Ecco cosa significano i dischi che ascoltiamo stando a letto. Sofia è di nuovo incinta. Grande, grande peccato. Diamo troppo spazio al piacere. Le conseguenze in casa. Alle 9 di mattina il mio piccolo Petiushka è morto di una malattia alla gola. È stato malato 2 giorni. È morto silenziosamente, senza dar fastidio a nessuno. Io l'ho allattato per 2 anni e 1 mese e mezzo. Ed era un bambino biondo, sano, allegro. Io lo amavo troppo. Ieri l'hanno seppellito, ma io non riesco a collegare lui vivo con lui morto. L'uno e l'altro mi sono vicini. Eppure sono così diverse. Questa creatura viva, bionda, sana, allegra, e questa creatura morta, fredda, seria, tranquilla. Era molto legato. Mi sarà dispiaciuto che io resti, mentre lui è dovuto andare via. Il nostro Petiushka se n'è andato. Occorre vivere sempre come se nella stanza accanto morisse un figlio amato. Lui muore sempre. E sempre muoio anch'io. Per uno scrittore, cioè la balia del suo talento. Io ne sono grata e tenterò di rimanere la balia del talento di Levochka ancora a lungo. Quest'ultimo anno Leva è stato molto caro con me. Dopo la morte di Petiushka ho pensato che non ci saremmo più ripresi e invece sono rimasta di nuovo incinta, ho partorito e non mi ha costretto ad allattare.
ho i seni coperti di piaghe. Io passo ore e ore al suo scrittoio a trascrivere in morte di Ivanovich, e per me questo è un grande piacere. Sì, perché io riscrivendo le sue parole rivivo il suo mondo di pensieri e sentimenti. Niente agisce su di me quanto il suo pensiero, il suo talento. Qualche volta di notte, prima che si corichi, io gli parlo del suo racconto e vedo con gioia che lui mi ascolta. Ho visto un sogno che mia moglie mi ama. Com'era tutto semplice e chiaro. La sveglia è molto diversa. Al momento ho l'impressione che lei mi odi. E bisogna trasformare l'odio in amore. Io non devo arrabbiarmi. Devo costringerla ad amarmi. Sono uscito un momento, stamattina hanno subito riordinato la mia stanza. Ho detto che non devono rimetterla a posto. Tocca a me pulire quello che io ho sporcato. Poi mi sono messo a correggere la morte di Ivanilic e ho letto Sant'Agostino. A volte penso che la vita di campagna mi uccida. Un'apatia malinconica, un'indifferenza verso tutto. Oggi, domani, mesi, anni, tutto sembra lo stesso. Cosa mi aspetta, non so. Un po' verrà il cuoco o la bambinaia. Si lamenteranno che non c'è zucchero in casa, che sono scontenti del cibo. Poi col mio dolore alla spalla destra mi siederò in silenzio a rammendare buchi alle camicie. Poi ci sarà l'insegnamento della grammatica, poi delle scale musicali. Cosa che faccio volentieri, con la consapevolezza di avere le dita intorpidite dai lavori di casa. Ho preso da me l'oscurità. Sì, appena si fa scuro mi rallegro. Richiamo all'immaginazione tutto quello che ho amato nella mia vita e mi contorno di questi fantasmi. Ieri sera mi sono sorpresa a parlare ad alta voce da sola. Sono spaventata. Ho lavorato tutto il giorno con i contadini, sono stanco, ma non riesco ad addormentarmi. Sofia è tranquilla. Dopo l'ultima maternità ha ripreso qualcosa della sua antica bellezza. Comincia a tentarmi con la carne. Io vorrei astenermi, ma penso che non ci riuscirò. Di nuovo incinta. Lei non sta bene, ha dolori al fegato. Il tempo è chiaro, splendente. Io sono stata a Mosca a trovare il figlio grande Ilia, era contento di vedermi. Lui abita in Mizba, i padroni di casa gli vogliono bene. Sì, ma vive in un modo balordo. Io ho pagato i suoi debiti, ma lui subito ne ha fatti altri. Spende un sacco di soldi in dolci ed antipasti. Ed è innamorato di una certa Sofia Filosofovna che vive a Kiev. Vivono di lettere. Un altro figlio? E che faccetta da scimmia. Ma è tranquillo, la notte dorme beato. Intanto Masha sta male, non si capisce che cos'abbia. Sofia è spaventata, passa la notte al sud del sale. I medici hanno detto, secondo loro, vorrebbero far apparire chiaro e preciso quello che secondo loro non è affatto né chiaro né preciso. Mi sono alzato presto. Non c'era ancora la luce, non c'era nemmeno l'acqua nella bacinella. Sono stato costretto ad andare a prendere nel pozzo, ma sono stato contento, sono stato bene uscendo al freddo e trafficando col secchio. Penso a Sofia, la sua passione per i figli è così morbosa perché sono loro l'unica cosa vera della sua vita. Sofia è buona, l'amo,
Signore, aiutaci. La potenza delle tenebre ha avuto un grande successo a Mosca. Penso a tutte le notti che ho passato a trascriverlo per Devoshka. L'avrò scritto almeno 6 volte. Per questo ho trascurato il diario. Un anno dall'ultima volta. I figli grandi sono lontani e io vivo con i piccoli. Gioco con loro, li aiuto a fare i compiti, leggiamo insieme le favole. E sono così felice quando stanno bene e corrono per casa come dei piccoli diavoli. Levochka invece è distante, non mi rivolge la parola. Però quando non sta bene mi chiama. Bisogno delle mie cure, degli impacchi, dei clisteri, delle comunicazioni. Io ho letto i suoi diari per cercare di capirlo meglio. Sì, ma mi hanno messo addosso ancora più disperazione. E lui ha saputo, credo, che li ho letti. Ora comincio a nasconderli. Io una volta trascrivevo quello che lui scriveva sui diari e questo mi dava gioia. Adesso invece lui dà tutto alle figlie e mi tiene accuratamente all'oscuro di ogni suo pensiero. Mi sta cacciando dalla sua vita. Ieri sera ho chiamato Sofia in camera. Ha rifiutato. Era fredda. Desiderava farmi del male. Sono tornato a letto da solo, ma non riuscivo a dormire. Allora sono andato a svegliarla e mi sono cacciato a forza nel suo letto. Non so cosa mi aveva preso. Lussuria, tormento morale, fame, insofferenza, sensualità. Io soffrivo orribilmente. E lei è rimasta lì, fredda, come una pietra. Le ha detto tutto, che ha cessato di essere una moglie. Non mi aiuta più, anzi, mi ostacola. Una madre per i nostri figli, neanche. E poi lei non vuole esserla. Una compagnia di notte. Ma di questo lei se ne fa un'esca, un ninnolo. Ma tutto è stato inutile. Lei era lì debole, impaurita. Io odio la mia sensualità. Odio il mio corpo! Facciamo festa, il compleanno di Andriuscia, 13 anni. Tutti sono andati sulla collina a pattinare. I ragazzi e le ragazze, ognuno col proprio vestito elegante, il fiocco fra i capelli. Anch'io ho pattinato, e mi sono divertita come da tanto non succedeva. Sì, negli ultimi tempi Misha è stato malato e ho dovuto badare molto a lui. Levochka è dovuto partire per Krapivna con Masha. C'è una tempesta, faceva freddo, ma non sono riuscita a trattenerli. Là c'era un processo e grazie all'influenza di Leva, gli accusati sono stati condannati a pene molto lievi. Sono tornati tutti molto soddisfatti. I miei figli vanno avanti, mettendo paraventi fra loro e la vita. Non si preoccupano delle menzogne, non vogliono nascondere le menzogne che li libererebbe dalle sofferenze. Tania si sta lì, stagnata, a leggere, a mangiucchiare. Vania fa il prepotente con la sua palla. Sereza si aggira come un semidio senza rivolgere la parola a nessuno. Non importano i denari, né la terra, né la casa. Importa essere agricoltori con amore e per abitudine. Se riesci ad essere agricoltore dentro di te, troverai anche la terra. Io dico una cosa, Sofia ne dice un'altra, e loro sono frastornati. Ma di chi la colpa? Io incattivisco, è disgustoso. I figli mi chiedono in continuazione soldi, ma come faccio? Leva si offende se cerco di trattenere qualcosa del nostro patrimonio per noi. Dice che poi la gente lo accusa di predicare bene e razzolare male. Abbiamo già dato le terre ai contadini. Non può costringere i propri figli a vivere come dei pitocchi. Non può togliere loro anche i diritti d'autore. Loro si rivolgono a me, ma lui li tratta con disprezzo.
e loro reagiscono con una vita sciagurata. La sola con cui vada d'accordo è Masha. Con lei le fa leggere i diari. Ieri l'ho perfino visto che le baciava una mano, ma lui ha negato. Il lavoro in casa non finisce mai. Io ho le bozze della sonata Kreutzer da correggere, la camicia da notte di Masha da cucire, le lenzuola da rammendare, gli stivali di Andriuscia da aggiustare, i conti della settimana da fare. Ah, poi c'è stata la storia degli alberi tagliati che ha sconvolto la pace in famiglia. I contadini hanno tagliato alcuni alberi della piantagione. Io e Leva abbiamo fatto reclamo al capo del governo. Leva voleva che fossero redarguiti, ma poi perdonati. Invece l'accusa è andata avanti. Sono stati condannati a 27 rubli di multa, ciascuno, e a 6 settimane di carcere. Leva è caduto nella disperazione. I contadini di Jasna e Apoliana in carcere per colpa sua. Stanotte non poteva dormire. È saltato giù dal letto e a piedi scalzi ha cominciato a camminare su e giù per la stanza soffocata. Io ho cercato di calmarlo, ma lui ce l'ha con me. Dice che tutto è partito da me. Non gli ho risposto. Se questa conduzione della proprietà alla contadina diventa la mia croce, sì. Sì, perché se la salvezza dell'uomo e della sua vita spirituale consiste nel distruggere quella del prossimo, allora Levochka si è salvato, ma precipitando nella rovina gli altri. Sono venuti ieri da Seresa e Tania, hanno fatto le divisioni. Ho dovuto rinunciare alla mia idea iniziale di rifiutare tutta la proprietà. Mi è toccato riconoscerla e poi fare atto di donazione. Ma c'è l'unica che abbia rifiutato. Ma i fratelli non l'hanno presa sul serio, lì. Litigano su tutto in continuazione, sui denari, sui diritti d'autore, sulle carrozze, sui cavalli. Io mi sento svuotato. È possibile sminuire, arrivare, ridursi a questa miseria morale? Gioia nei rapporti con Sofia. Non siamo mai stati così vicini. Sembra che sia tornata ad amarmi. E io ne sono così contento. Ti ringrazio, padre. Il mio Vanika è morto stasera alle 11. Dio mio, e io sono viva. Abbiamo seppellito Vanika. Terribile. No, non terribile. È stato un grande evento spirituale. Ti ringrazio, padre. Sofia non la vede così. Per lei lo strappo è soprattutto fisico. Non riesce a separare le due cose. Non riesce a considerare in modo religioso la vita. Io cerco di aiutarla, non ci riesco. Però amo. Mi è penoso e bello stare con lei. Non riesco a non pensare a Vanika. Non riesco a riprendere gusto al cibo, all'aria, agli odori. Con Masha poi è sempre tutto più difficile.